spinaci, bietola, radicchietti selvatici, cicorie, insomma chi più ne ha più ne metta. Questo mese ci regala un sacco di erbe di campo meravigliose. Io però ne ho scelta una, la bietola, e faremo una ricetta insieme alla nostra amica socia Coop, Silvia. Prego! Ciao Beniamino! Oh, ciao Silvia! Ciao! Benvenuta! Grazie! Sentiamo Silvia, come utilizzi tu la bietola in cucina? Beh, si possono fare tante cose, in Romagna, l'erbazzone, la pasta ripiena, però vorrei trovare un modo per poterle far mangiare più volentieri il mio compagno, che con la verdura non va tanto d'accordo. Lo sai che anche noi in Emilia abbiamo una ricettina simile a erbazzone, ma per Pasqua una torta pasqualina con dentro le uova, ma non è il nostro caso. Oggi ci trasferiamo con la Bida in Trentino Alto Adige, su al nord in montagna, e faremo un strudel salato con la bietola, i broccoletti e una crema sotto alle noci. Seguite la ricetta. Per lo strudel con bietole, broccoletti e crema di noci prendiamo 500 g di bietola fresca, 250 di broccoletti, un rotolo di pasta sfoglia, 250 g di ricotta di mucca, 4 cipollotti, 50 g di noci, aglio, un bicchiere di latte intero, un uovo intero, 100 g di parmigiano, una fetta di pane raffermo, noce moscata, semi di papavero, maggiorana fresca. Silvia, oggi a noi delle erbette di campo faremo una ricetta green. Guarda che ben di Dio di ortaggi e di ingredienti che abbiamo. Iniziamo subito con i broccoletti e la bieta. Allora, prendi intanto un tagliere. Sì. Io mi sono già portato avanti con i lavori. Le ho già sbollentate in acqua salata. Incomincia a stagliuzzarle abbastanza fini, eh. Passami intanto anche un altro tagliere. E così io vado coi cipollotti. Cos'è che fai appunto te nella vita e... Allora, nella vita, diciamo, come lavoro ufficiale, lavoro in uno studio di un commercialista. Ah, però. Ho cambiato lavoro che poi anche da poco, ma mi piace. Poi in realtà faccio tante altre cose perché sono una volontaria in un'associazione che si occupa di trasporto sanitario, quindi sono autista e soccorritrice volontaria da tanti anni, sono anche dirigente nella mia associazione, faccio formazione, quindi parlo davanti a centinaia di persone spesso. Ecco da dove viene la parlantina. Sì. Noi andremo a fare una variante allo strudel classico, che ovviamente è dolce, un po' come se fosse un erbazzone, ma un pochino più godereccio, e un piatto unico che è una meraviglia, che da portare in tavola contenterà tutti, i grandi e piccini. Un bel filo d'olio, Silvia, nel tegame. Io incomincio a soffriggere il mio cipollotto. Ovviamente del cipollotto non buttate via il gambuccino verde sopra, ci darà sapore. Ci sei, Silvia? Ecco. Grazie. A te. Stagliuzzate così ben benino, sono perfette. Mettiamo anche una puntina di aglio. Che profumo. Ma il bello delle verdure di questa stagione, che ci regala degli ingredienti meravigliosi. Lo facciamo andare una decina di minuti, dopodiché lo facciamo freddare e andiamo avanti con il ripieno. Silvia, è ora di farci il nostro strudel. La bida si è freddata, cosa dici? Andiamo? Andiamo. Tu prepara la pasta sfoglia e prima passami un attimo la scodella, che così preparo la farcia. Perfetto. La stendo un po'. Ovviamente voi la pasta sfoglia potete farla in casa o prenderla già pronta, come ho fatto io, che era surgelata, quindi vedete voi cosa vi conviene di più. Non troppo sottile me la tira, che un po' di pasta ci vuole, perché comunque il ripieno è morbidoso. Infatti mettiamo la ricotta, le nostre belle erbettine, quindi la bida e i broccolettini. Mi raccomando, col parmigiano abbondate, come diceva mia nonna, a baluso, cioè tanto. Lo mettiamo un po' di pepe, ti piace? Ma sì, dai. Perfetto. E noce moscata, perché sai che noi bolognesi piace tanto. Ci siamo, Silvietta? Ci siamo. Perfetto. Anch'io sono pronto, giusto una salatina veloce. È già buono così. A me ne. Andiamo proprio a spatolare ben bene fin giù nei bordi, perché anche la fetta finale o dell'inizio deve comunque essere ricca. Se no è sempre una punizione, il primo o l'ultimo. Sì, esatto. E poi vedi, questo piatto unico ti salva in ogni occasione, anche se avessi a tavola degli invitati di cui uno magari è vegetariano, tacchi, dai, che questo qui lui è a posto, se lo gode, perché sì. Mette d'accordo tutte. La arrotoliamo ben benino e fissiamo le bordature sotto. Se mi dai una mano sul lato parte, guarda, così.
Perfetto. Ma che bellino che è venuto questo strudel. Ecco qua. Mentre lo metto nella teglia, tu mi prendi l'uovo e mi dai una bella sbattutina con una forchetta, che andiamo poi a spennellare. Se non avete l'uovo a casa, usate anche un po' di latte. Una bella spennellata sopra d'uovo che gli dà quella bella crosticina dorata. Quel bel colore. Esatto, che appena lo tiri fuori dal forno dici mangiami. E una pioggia sopra? Semi di papavero. Ti piacciono? Li usi spesso in cucina? Sì. E siamo pronti per infornarlo a 180 gradi circa 45 minuti. Silvietta, ci siamo, è pronto il nostro strudel. Guarda che crosticina meravigliosa che ha fatto. Lo facciamo un attimo raffreddare. Ok. E andiamo di crema di noce, perché senza quella il piatto unico non viene. Prendimi l'aglio intanto, sì, e la maggiorana, così me le metti già direttamente dentro nel bicchiere frullatore. Perfetto. Intanto io metto un po' di pane, raffermo, ad ammollare con il latte. Poi devi sapere che questa è qui una cremina rapida e magica, perché la fai proprio in 2 secondi, metti tutto insieme e frulli. Guarda mo. Non strizzatelo tanto il pane, eh? Deve comunque colare un po', perché questo latte in eccesso ci servirà per dargli cremosità. Aggiungiamo le nostre noci e una punta di sale. E poi lascio a te l'onore del miso. Wow! Adesso aggiungiamo anche un po' di olio e così ci dà quell'effetto bello cremoso. Vai! Oh sì, guardate qui che bella cremina. Save pièce. Potete sostituire la crema di noci con una crema al formaggio. De gustibus. Guarda Silvia e senti che profumo. Spettacolare. Ci siamo. Il strudelino si è un pochino raffreddato. Noi ci siamo, mi prendi un attimo il tagliere qui dietro. Certo. Impiattiamo e mangiamo. Oh, a vedere questo strudelino, mia madre, che ovviamente è bolzanina, ne sarà più che entusiasta e orgogliosa, non credi? Facciamo 3 belle fettone. Che profumo. Senti come scrocchia. Mettiamo sotto un po' della nostra salsina. L'idea è che ce lo possiamo mangiare. Assolutamente, eh? Sì. Sopra che bontà. Poi ovviamente tutti gli strudel salati e torte salate uno può andare a crearle a proprio piacimento e quindi variare tutti gli ingredienti. Di solito si pensa allo strudel dolce, quando in realtà con questo modo potrei anche invogliare il mio compagno a mangiare più verdura. Questo strudel di Bida con la cremina sotto le noci trasforma una giornata grigia autunnale in una giornata goduriosa. Lo possono far solo le ricette di Beniamino, uniche e inimitabili. Questo piatto unico firmato da Beniamino lo trovate anche su Fior Fiori in Cucina di questo mese.